Miranda Gibilisco, il mare in tutte le sue espressioni è da sempre il suo tema preferito e oggi con questa mostra presso i locali della Torre del Cerrano abbiamo un connubio, possiamo dire, tra arte e ambiente. Beh sì, senz'altro, cioè, questo è anche una delle motivazioni per cui abbiamo scelto questa sede per portare una mostra che è nata ad Atene, quindi altro mare, oltremare. Era già stata pensata per essere portata in due luoghi diversi e Cerrano è stata la scelta fra tanti luoghi che ci hanno proposto perché ha questa vicinanza così e questa nasce sul mare, ecco, quindi è proprio esattamente quello che cercavamo. Sino al 17 agosto le mie opere sono quasi tutti scorci di mare, di tanti mari di varie parti del mondo. Abbiamo Lampedusa, ma abbiamo anche la Turchia, abbiamo anche la Groenlandia, quindi non solo un mare caldo, conosciuto, ma anche un mare non conosciuto. Il mare è la nostra vita, non è che ci condiziona, il mare è la nostra vita. Senza il mare noi non esisteremmo. Quindi c'è proprio un apporto, cioè un rapporto fra l'uomo e il mare che è inscindibile. Beh, io sono nata sul mare, sono nata a Siracusa, quindi praticamente, come si dice da noi, con i piedi a mollo. Per me allontanarmi dal mare è sempre un dolore, sì, un dolore. Io sto bene quando sto vicino al mare. Se non è vicino al mare, lo fotografa. Sì, esattamente.